Quindi ci siamo lasciati dicendo che nel corsivo le paroline per poter formare, le letterine per poter formare una sola parola si devono prendere per mano. Questa è una cosa che ci dobbiamo assolutamente ricordare. Ma dobbiamo capire come si scrivono queste letterine per poi farle prendere per mano e formare delle parole. Allora iniziamo dalle vocali e io sono qua pronta. Allora ricordatevi sempre che anche negli esercizi che farete poi sul libro del corsivo, sul quaderno del corsivo, bisogna sempre fare attenzione bene agli aiuti che ci sono, perché vedrete che c'è un pallino rosso che ci permette di capire da dove bisogna far partire la letterina, seguire poi tutte le frecce che ci indicano la direzione, poi ripartire da qui in questo caso. E poi seguire l'altra indicazione, quindi vedrete 1, 2 e 3. Questi tratti non vi ricordano un po' il mister corsivo? Se pensiamo alla stina del numero 1, non vi sembra un po' quella del tratto azzurro, del tratto blu? Poi abbiamo invece dal 2, quel pallino parte da qui, fa tutto il giro e non vi sembra un po' di ricordare il faccino del mister corsivo? E poi abbiamo per ultimo il tratto che si parte dal 3, che parte dal 3 e che sale, scende giù, 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 giù e qui abbiamo la stina della A. Allora, ripassiamo. Ripartiamo da qua. Poi facciamo il cerchio intorno e arriviamo al punto di partenza, poi stacchiamo e facciamo la stina che scende. Rifacciamo così, così e così. E qui abbiamo la A. Poi abbiamo la E. La E si scrive in questa maniera, si parte dal punto 1, si segue la direzione. Poi si prosegue col 2, si segue la direzione, poi dal 3 si parte, sale di nuovo. Sembra difficile, ma non lo è. Se si parte dal numero 1, si segue la direzione, poi si gira, fa la giravolta, e poi scende, poi sale, qui abbiamo la I. Rifacciamola, la E, scusate. Allora abbiamo, partiamo da qui. Sali, 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 fai la capovolta, gira, 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 gira e poi sali di nuovo. Partiamo dalla I. Vediamo da dove bisogna partire, dal pallino rosso. Si parte, si sale, si sale, si sale, poi ci si ferma e si riparte di nuovo col 2 per scendere e salire. Da qui, così, così e così. E poi si mette il pallino, perché la I ha sempre il pallino nello stampatello minuscolo, se nello stampato minuscolo, se vi ricordate, c'era sempre il pallino. Allora, ripassiamo così, 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 e poi così, così e così, così, così e così. La O è quella più semplice perché in qualche modo la O è simile a quella dello stampato. Guardate un po', c'è la stina, poi c'è di nuovo il cerchio che gira e poi abbiamo questa stina che sale che ci servirà, poi scopriremo che ci servirà per legare questa O alle altre letterine per formare una parola. Rifacciamo di nuovo, così, così che gira e poi qui che sale. Così, così e così. Vedete le frecce? Sale, poi parto da qui con lo 0, col 2, giro, 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 come il faccino del mister corsivo, e poi la stina che sale. Così, così e così. Andiamo alla U, che è un po' simile alla I, perché è come se si ripetesse due volte la I. Guardate un po', si parte dal pallino 1, dal pallino rosso numero 1, si sale su, poi si scende, al posto di fermarmi come la I, proseguo, salgo su, faccio di nuovo e poi scendo di nuovo giù. Così, così, salgo e scendo giù. Ok? Allora, ripetiamo. Questa è la A. Parto dal pallino rosso, poi faccio il giro così e poi faccio così e
E poi la E così, poi gira, 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 gira e risalgo. La I, parto dal pallino rosso, faccio su, tac, e poi scendo e mi fermo. La O, parto dal pallino rosso, faccio così, poi stacco e faccio la O, il faccino, e poi salgo. Così, così e così. Fate bene attenzione a imparare bene le direzioni, non sbagliate, perché se imparate a scrivere nella direzione, con la direzione corretta, poi quando dovremo scrivere le paroline vedrete che è più facile legarle l'una con l'altra, le letterine, ok?